Allora, nell'ultima lezione abbiamo chiuso la problematica connessa agli impianti, motori a vapore. Allora, nella pratica uno dei problemi più grossi che ha questo tipo di impianti è il rapporto peso-potenza. Cioè abbiamo visto che avendo il ciclo Rankine due sistemi, due scambiatori, uno lato caldaia quindi, e l'altro lato condensatore, che sono ovviamente che hanno un certo peso, ovviamente questo pregiudica l'utilizzo di questo tipo di impianti, per esempio per la trazione, in tutte comunque quelle applicazioni in cui c'è bisogno di una compattezza e una leggerezza del motore, dell'impianto. Il ciclo che studieremo oggi, denominato ciclo Brayton, opera non sotto la curva a campana, ma opera direttamente sul gas e sempre diciamo, su due adiabatiche e due esobare, però ovviamente operando in una zona che non è la zona della curva a campana, non hai quella situazione che hai nel ciclo Rankine, due adiabatiche e due esobare. Quindi il ciclo, diciamo, analogamente al ciclo Rankine, ha sempre due adiabatiche e due esobare, ma non operando sotto la curva a campana non ha una, diciamo, quel plateau, quella parte, diciamo, di isotermobarica in cui la temperatura resta più o meno costante. E quindi di fatto, se voi ricordate sul piano STS come sono fatte le isobare, se noi mettiamo, se questa è una temperatura massima, questa è la temperatura minima, quindi questa è la temperatura da cui si parte, voi ricordate che le isobare sono sostanzialmente delle traslazioni, sono curve congruenti, vi ricordate? Quindi io devo traslare la curva, la devo traslare, quindi posso per esempio ricavare l'isobara a partire sostanzialmente dalla traslazione orizzontale di questa curva, giusto? Quindi se io congiungo questa curva in questo modo, quindi traslazione significa ancora questo, no? Io ho questa situazione di queste curve che vanno in questo modo qui, giusto? Ragazzi? Allora, se questa è la temperatura e la pressione dalla quale parto, ovviamente io posso, nella prima trasformazione, supponiamo di ragionare come abbiamo fatto sul Rankine, su un ciclo endoreversibile, quindi internamente reversibile. Quindi che cosa ho? Se la adiabatica è anche internamente reversibile, evidentemente la prima trasformazione 1-2, che trasformazione è? È un'isentropica, giusto? Dopodiché, avvio il riscaldamento. In uno scambiatore potrei avere uno scambiatore, per esempio, isobare, e quindi avere questa situazione qui, giusto? Fino a una temperatura massima che individuiamo come ovviamente Tmax, questa è Tmin. Ovviamente raggiunto il punto 3, che è la temperatura massima, quella che abbiamo visto essere poi in qualche modo condizionata da che cosa, ragazzi? Qual è il problema della temperatura massima qui? Vi ricordate? I problemi sono sempre gli stessi, sono problemi tecnologici. Quindi io non posso andare al di sopra di una certa temperatura perché le macchine che lavorano a quelle temperature ovviamente cominciano ad avere dei problemi, ovviamente di tipo tecnologico, non più di tipo termodinamico. Quindi dal punto di vista termodinamico, se io avessi un set che sta qui, a me converrebbe salire ancora più sopra, giusto? E cosa vuol dire un set che sta qua? Qual è la temperatura del set? La cosa è data, l'ho già detto. Cioè per noi il set chi è? Nel caso di fonti fossili è la caldaia che dà luogo a dei fumi di combustione, giusto? Allora cosa vuol dire avere un set allora a temperatura di 2000 Kelvin? Significa che la temperatura della fiamma e quindi dei fumi che stanno uscendo dalla caldaia si trovano a 2000 Kelvin, questo vuol dire. Quindi è chiaro che queste temperature dipendono dal tipo di combustibile, quindi dalla temperatura di fiamma alla fine. Per noi che non analizziamo la termodinamica della combustione, perché abbiamo detto facciamo sempre una cosa alla volta, no? Quindi in questo momento a noi non interessa affrontare il problema chimico,
perché lo abbiamo già visto a questi elementari, mi interessa soltanto vedere gli aspetti termodinamici. Poi ritorneremo sugli aspetti ovviamente della chimica e della termodinamica, ritornerete non con me, ma ritornerete nei corsi avanzati di chimica. In questo momento per me quello è un senso. Quindi se io volessi teoricamente potessi arrivare a temperature più elevate, lo potrei fare se la tecnologia della macchina me lo consente. Ovviamente poiché la tecnologia in questo momento mi dice che oltre i 1300 gradi Celsius, quindi stiamo parlando di 1600-1700 Kelvin, non posso andare, e quindi questo per me resta un punto bloccato. Quindi punto 3, punto 4 e ovviamente poi ancora questo è il ritorno da 4-1. Questo è il ciclo, tra virgolette, il ciclo Brayton al quale noi facciamo riferimento. Ora qui ci sono una serie di, diciamo, situazioni abbastanza particolari. Ovviamente la temperatura minima qual è, ragazzi? Vabbè. Allora qui le cose vanno un poco peggio rispetto al ciclo Rankine. Per quali motivi? Vediamo un poco se qualcuno di voi mi fa qualche osservazione intelligente. Quali sono le problematiche secondo voi che possiamo avere su questo ciclo? Allora, la prima cosa che dovrebbe subito balzare gli occhi, basta che lo scrivo sul rendimento. Allora, facciamo il rendimento del ciclo Rankine, ragazzi. Allora scriviamo. Ragazzi, è lavoro utile. Qual è il lavoro utile? È le punte della turbina meno L punto del compressore diviso Q punto A, cioè la potenza termica che devo dare in questo ciclo. Ora se io guardo questo ciclo mi accorgo che mentre prima la potenza meccanica fornita alle pompe era piccina, giusto? Adesso mi accorgo subito che devo dare una bella potenza. Stiamo sempre parlando del ciclo semplice, quindi comportata massica sempre la stessa. Quindi qual è l'equivalente impianto che immagino esserci qui, diciamo, a fronte di quel ciclo, ragazzi? Quindi adesso abbiamo imparato che se io do un componente so fare la trasformazione, giusto? Se ho la trasformazione posso dare quel componente. Quindi chi è? Qual è il componente che mi fa che da 1 mi porta fino a 2? È un compressore, giusto? Quindi la prima cosa che devo mettere nell'impianto è un compressore C. Entro nelle condizioni 1, esco nelle condizioni 2. Dubbi? E dite, ragazzi, orso. Dopodiché devo riscaldare 2-3, giusto? Quindi uno scambiatore di calore e ciò. Il mio riscaldamento da 2 fino a 3. Ancora devo espandere, quindi turbina, questa volta è una turbina a gas, è una TG, 4, scambiatore di calore, ritorno nelle condizioni 1, va bene? E qui c'ho i miei set, 7A e 7B. QB, QA. Ovviamente qua che devo dare? L punto del compressore e qua che cosa mi prendo? L punto della turbina. Va bene? Allora questo è quello che io immagino, visto, diciamo, quell'impianto, dico, va bene, quello, diciamo, quel ciclo corrisponde a questi componenti. Quindi un compressore, uno scambiatore in cui riscaldo il gas fino alle condizioni 3, l'espansione e successivamente lo scambiatore di bassa che riporta, diciamo, il fluido alla pressione P con 1 e alla temperatura T con 1. Ovviamente la pressione P con 1 ce l'ha già riportata questa, perché P4 sarà uguale a P con 1, perché stiamo parlando, ricordiamoci, di un ciclo endoreversibile, quindi non ho perdite di carico nei miei scambiatori, né in questo né in questo. E ne ho delle, ovviamente perché è endoreversibile, non ho le irreversibilità né nella compressione né nell'espansione, per come stiamo ragionando fino adesso. Ci siete, ragazzi, fin qui? Allora adesso vi chiedo, stiamo sempre ragionando nell'idealità del nostro impianto. Qualora ci fosse già questa idealità, guardate qual è l'L punto C, è confrontabile con l'L punto di pompa?
no. E ma guardate che il rapporto tra questo e questo diventa, comincia a diventare importante. Cioè io ho che il lavoro di compressione può essere assolutamente anche più della metà di quello che ottengo dal lavoro di turbina, in condizioni ideali. E immaginate che cosa succede se ovviamente questo non è una trasformazione di tipo ideale, quindi questo diventa il 2S e questo diventa il 2 e questo diventa il 4S e questo diventa il 4. Allora guardate che questo delta T di cosa è parente? Perché vi dico qua questo è? Io qua non è questo, il delta T non è il lavoro di compressione, ma è parente. Perché è parente del lavoro di compressione e il lavoro di espansione? Riscriviamo il lavoro dell'L punto con T, ragazzi. Il punto di turbina a cosa è uguale? L'abbiamo già visto più volte. Uguale a M punto per delta H, quindi H3 meno H4S nel caso di trasformazione reversibile. Quindi lo scrivo prima, H3 meno H4, va bene? Stiamo sempre parlando di reale, va bene? Poi diciamo, andremo a fare tutto quello. Quindi H3 meno H4 cosa vuol dire, ragazzi? Questa cosa sarà uguale a M punto per cosa? CP, valore specifico, supponiamo stiamo ragionando in prima battuta con un CP costante, e dico qua attenzione, l'ipotesi è pesante, perché diciamo, parlare di CP diciamo, costante da 1300 a uno scarico di 400, di, diciamo, comunque valori diciamo, assolutamente molto grandi, non siamo più sui 100 gradi di cui abbiamo parlato quando abbiamo fatto questa approssimazione nei componenti, diciamo in prima battuta, negli esercizi che avete già fatto. Stiamo parlando di diverse centinaia di gradi, quindi assolutamente non è più vero, non esiste un gas che mantiene il CP costante per questo, diciamo, per questa delta T così grande. Però in prima battuta questo ci aiuta. Quindi possiamo scrivere che se lo riteniamo costante, diciamo, possiamo scrivere un valore, un circo uguale per poter qualitativamente seguire il ciclo. E quindi scriviamo M punto CP che moltiplica T3 meno T4, va bene? Bene, a questo punto lo stesso vale per il punto di compressione. Questo è uguale a M punto che moltiplica ovviamente H2 meno H1. Ovviamente qualcuno dovrebbe dire, professore, però dovrebbe mettere qua il valore assoluto, giusto? Ma io vi ho detto che non mi interessa più perché non comprerò mai la bomba di meno 100 kW, giusto? Quindi adesso tra di noi, una volta che l'ho detto la prima, la seconda, la terza volta, possiamo non dirlo più. Però attenzione perché qua il meno ce l'ho messo, eh? Quindi non ho scritto questo più quello, la sommatoria dei lavori, perché sto considerando come quantità, diciamo, positive queste due quantità, quindi le devo sottrarre, eh? Quindi H2 meno H1, questo è uguale a M punto, circa uguale, M punto CP, che moltiplica T2 meno T1. Quindi ovviamente per quello che abbiamo detto, quindi per la termodinamica degli stati, possiamo dire che questi delta T, a meno delle M punto CP costanti, rappresentano appunto i lavori che dobbiamo dare al compressore e che dobbiamo, perché possiamo prendere alla turbina. E quindi capiamo subito che già la situazione è complessa se la trasformazione è internamente reversibile. Immaginate se non sono interamente reversibile, perché la diventa ancora più piccola, vedete? Cioè invece di avere questo come lavoro, io ce l'ho questo, ho questo ancora più piccolino, vedete? Cioè, diventa questo qui, e invece di avere questo, diventa questo, cioè possono diventare addirittura confrontabili. Quindi attenzione a questi tipi di cicli, perché qui sono molto più vincolanti i rendimenti di quanto non lo fossero nel ciclo Rankine, in cui anche se avevo una turbina che aveva 0,50 di rendimento, anche se avevo una pompa che aveva 0,50 di rendimento, la macchina funzionava lo stesso. Qui se avete due oggetti, un rendimento di compressore e un rendimento della turbina che sono dell'ordine del 50%, rischiate di non far girare più la giostra. Cioè questo impianto, invece di dare lavoro utile, ha bisogno per poter girare di avere lavoro dall'esterno, e noi non ci importa niente di far girare giostre, noi dobbiamo tirare fuori che cosa? Dobbiamo convertire il nostro obiettivo in un lavoro utile positivo, cioè di convertire energia termica Q con A in lavoro utile, e quindi far girare questo impianto da solo così non è un gioco, non è questo il nostro obiettivo, giusto? Non funzionerebbe, non andrebbe bene. Questo è il motivo, tra l'altro, ragazzi,
Per cui, mentre il ciclo Rankine fa parte della preistoria ingegneristica, cioè sono i primi cicli che sono usciti, questi cicli dobbiamo aspettare l'ultimo, diciamo, secolo per poterli, ovviamente, per poterli iniziare a vedere. Quindi è nato molto dopo l'utilizzo di questo, diciamo, ciclo, rispetto invece al ciclo Rankine, proprio perché abbiamo dovuto avere un'evoluzione fluidodinamica che mi garantiva dei rendimenti isentropici del compressore e delle turbine molto più elevati rispetto alle prime macchine a fluido, che invece, non avendo quella sofisticatezza che oggi hanno, ovviamente non erano prima ovviamente adoperabili. Vi è chiaro? Vi è chiaro? Non vi è chiaro? Dopo ve lo scrivo anche matematicamente qual è questa condizione, ma andiamo per gradi. Allora, a questo punto che cosa faccio? Dico, va bene, questo è il mio ciclo Joule, LT meno LC, e le prime considerazioni che andrò a fare, andiamo cautamente, diciamo, facciamo un passo alla volta e continuiamo. Io vi ho fatto vedere in prima battuta cosa succedeva se il ciclo diventava irreversibile internamente, e ritorniamo al nostro ciclo reversibile. E quindi, se abbiamo un ciclo reversibile, scriviamo il rendimento della, cioè, del ciclo Joule, se, diciamo, ovviamente le condizioni sono reversibili, iniziamo a scriverle in prima battuta. Allora, io vi ricordo che se il ciclo è reversibile, io posso anche, diciamo, ovviamente posso dire che la trasformazione 1-2S, cioè la trasformazione 1-2 in quel caso, era una trasformazione ovviamente di tipo diaparica interamente reversibile, cioè era una trasformazione politropica con esponente K, vi ricordate? Allora, cosa vuol dire che non è politropia esponente? Vuol dire che PB elevato a K è uguale a costante. Attenzione, stiamo parlando sempre di gas ideali, sì. E quindi V a cosa è uguale? V uguale a RT diviso P, e quindi è vero anche questo. Questo è costante, giusto? E quindi ancora, se faccio la radice cappesima, quindi questo è 1 su k, e questo è k su k, diventa 1, quindi questo è p elevato a 1 su k, questo è, diciamo, sta sotto, quindi meno 1, per t uguale ancora costante, giusto? E quindi posso ancora scrivere, questo integra ancora, che t fratto p per k meno 1 su k uguale costante. Questo è 1 meno k su k. Se faccio, metto ovviamente il segno meno davanti, diventa non 1 meno k su k, diventa k meno 1 su k. Qui l'ho portato sotto e io l'ho cambiato di segno. Vi trovate? Ho fatto due passaggi insieme. Questo è difficile. Okay. Allora, quindi quella è una relazione che io posso scrivere, posso cancellare qua? Quindi questo rapporto, temperatura su pressione, su lungo tutta questa trasformazione, ovviamente anche lungo questa trasformazione, resta assolutamente costante. Ci siete? Per quello che abbiamo detto sulle trasformazioni adiabatiche. Vado? Poi, forza. Allora, a questo punto posso dire anche che P con 2 su P con 1 elevato a K meno 1 su K è uguale a t con 2 su t con 1, giusto? Ovviamente, se questo t2 diventi 1 su p con 1 per elevato a k meno 1 su k, ovviamente ho portato soltanto le p con 2, le ho messe in ordine diverso, ma il risultato è lo stesso, cioè t con 1 diviso p con 1 elevato a k meno 1 su k è uguale a t con 2 fratto p con 2 elevato a k meno 1 su k. Ho portato questo p con 2 qua e ho portato t con 1 ovviamente sotto q. Non ho fatto nient'altro che applicare questa relazione tra i punti 1 e 2, S ovviamente,
ricordiamoci, il P con 2 lo posso pure scrivere che la pressione è la stessa, ma ovviamente stiamo parlando sempre della, diciamo, trasformazione adiabatica, quindi sto andando su dritto. Ci siete? Ho qui, e a questo punto, memore di questa relazione, tra l'altro questo posso ancora scrivere, ricordiamoci che questa cosa è uguale, poiché le pressioni del 3 e 4 restano le stesse, quindi posso anche scrivere uguale a P con 3 fratto P con 4 elevato, a questo punto questo K meno 1 su K, consentitemi di chiamarlo con uno termine, un unico termine, ed è così evitiamo ogni volta di scrivere K meno su K, lo chiamiamo Epsilon, va bene? E quindi se è vero questo, ovviamente stiamo sempre parlando di 4S, ma 4, qui il problema non sussiste. Se invece mi confondo con le temperature, lì faccio un errore. Cioè P4 è sempre uguale a P4S, ma T4 è diverso da T4S, quindi attenzione a questo, eh? Allora questo è ancora uguale a T3 su T4. Ancora posso scrivere, giusto? T4S, ovviamente. Ho detto però. Ci siete? Ok. Allora, a questo punto, visto questa relazione, ricordiamocela, ovviamente questo lo posso anche chiamare rapporto di compressione, faccio ancora prima così non metto le pressioni, dico beta elevato a epsilon, e quindi ancora più semplice, diciamo, chiamare questo rapporto tra la pressione, diciamo, ovviamente è uno scambiatore di alta, e la pressione, diciamo, di basso, lo chiamo beta, e così ho risolto ancora meglio questa cosa, e quindi scrivo beta elevato a epsilon rapporto. A questo punto vado a riprendermi il rendimento del ciclo Joule. Metto la barra qua perché sennò qualcuno confonde le relazioni che sto scrivendo a destra con quelle che sto scrivendo a sinistra. A me? Allora, il rendimento del ciclo Joule, ci siete ragazzi? Dubbi? Poi vado? Sì. Allora, il rendimento del ciclo Joule, ovviamente sto parlando sempre, ancora una volta, del ciclo Joule endoreversibile, quindi reversibile, ideale, facciamo, scriviamo così. Vabbè. Questo è? Joule e Brayton è la stessa cosa. Vi ho detto. Sì, sì, si può chiamare sia ciclo Brayton sia ciclo Joule, è lo stesso. Perché prima me lo ti ho detto Brayton, ho scritto Joule, è la stessa cosa, non mi preoccupare. Qualcuno lo chiama Brayton, qualcuno lo chiama. Allora, questo rendimento, cioè, ragazzi, è uguale a. Forza ragazzi. È uguale a. Allora, l punto di, diciamo, di turbina è uguale a M punto CP, che moltiplica cosa? Qui metto, perché sono tutti e due M punto CP, lo metto davanti a tutti, va bene? Quindi sono M punto CP che moltiplica T3 meno T4. Ovviamente a questo punto scriverò S perché sto parlando soltanto della macchina reversibile, meno ovviamente T2S meno T con 1 tutto fratto M punto CP. Qua possiamo, non l'abbiamo scritto ma è facile, diciamo, ovviamente ricavarlo. La potenza termica che viene data qua è sempre M punto CP per delta T, quindi T3 meno T2S. Va bene? Vi trovate? Cioè M punto delta H. Delta H, diciamo, abbiamo detto che delta H di un gas ideale è CP delta T, e quindi ovviamente M punto CP che moltiplica T3 meno T2. È ovvio. Allora andiamo avanti. Allora a questo punto cosa posso fare? Queste le posso andare.
e vado a guardare meglio questa relazione. Allora, di cosa potrei fare a questo punto? Posso posso a questo punto introdurre, oltre al beta, un altro parametro molto importante. Però capisco subito che il beta, che è il rapporto di compressione, è un rapporto importante. Poi vedremo quanto sarà, diciamo, all'interno del mio ciclo. Ma un altro parametro importante, lo capisco subito, è il rapporto tra l'AT minimo e l'AT max. Vi trovate, o meglio, l'AT max e l'AT minimo. Cioè, più elevata è la temperatura massima alla quale posso arrivare, e più, diciamo, il ciclo ovviamente migliorerà. Quindi, oltre che a questo rapporto beta, che abbiamo definito come rapporto tra la pressione massima del ciclo e la pressione minima, posso reintrodurre anche un coefficiente tau, che è il rapporto tra la temperatura T3 e la temperatura T con 1, cioè la T max e la T min, va bene? Quindi posso scrivere uguale T max e T min, stessa cosa, prendete, diciamo, quello che volete, cioè questa temperatura qua e questa, diciamo, temperatura qua, e lo chiamo tau. Allora, a questo punto mi conviene esprimere queste temperature in termini di tau e di beta. Vediamo che cosa succede. Se io divido tutto per T con 1, che cosa succede, ragazzi? Diciamo, stiamo parlando del numeratore. Il rendimento del ciclo Joule, ideale sempre, stiamo parlando, è uguale a che cosa? L'MCP l'abbiamo elevato, quindi abbiamo T con 1 che moltiplica cosa? T con 3 su T con 1, va bene? Meno T4S su T con 1, meno T2S su T con 1, meno 1, più 1. Ho fatto due passaggi in 1, speriamo di non aver fatto nessun errore, ho messo meno, meno per meno più, e quindi ci siamo. Allora, vado avanti. Vedete, questo è fratto sempre, ma lo faccio la stessa cosa sotto, quindi faccio T con 1, T con 1, no, non mi serve neanche, comunque qua sopra, qua sotto, T con 1 che moltiplica T3 diviso Allora, il primo, diciamo, il rapporto che sta sopra è un rapporto, allora, che ci servirà tra poco. Allora, è un rapporto in cui, che mi indica il lavoro utile. Va bene? Tutto questo oggetto qua è lavoro utile, li trovate? A meno di che cosa? Questo è M punto Cp che moltiplica T con 1. Questo lavoro utile sarà uguale, questo moltiplicherà che cosa? La tau, T con 3 su T con 1 è tau, li trovate? Ok? Poi abbiamo il secondo termine che è T4S diviso T con 1, T4S diviso T con 1, questo lo posso vedere come moltiplico e divido per T con 3, quindi T con 3 qua e T con 3 qua, ok? Questo sarebbe come T4S diviso T con 3, chi è? È 1 su beta elevato a y, mentre questo T3 diviso T con 1 è tau, quindi è meno tau diviso beta elevato a y. E ancora meno T2S su T con 1
T2S su T con 1, questo è un po' più facile perché è proprio beta elevato a y più ancora 1. Ok? Questo ovviamente sarà il lavoro utile. Allora, a questo punto è facile vedere, secondo me è ancora più facile, questo qua c'è un ridurlo in modo diverso rispetto a questo, però volevo... eventualmente facciamo ancora, facciamo così. Questo la Q con A è uguale a T con 3 su T con 1, abbiamo detto che T con 3 su T con 1 è tau, quindi M punto Cp che moltiplica tau, meno T2S su T con 1 invece che beta delta epsilon, quindi meno beta elevato ad epsilon. Ok, T con 1 l'ho mancato, sta qua. Quindi diciamo, possiamo a questo punto, ragazzi, diciamo, forse è il caso che mi sposto questo lato della lavagna, questo sopra. Quindi a questo punto vedete che sia il lavoro utile sia il rendimento, nel rendimento le temperature scompaiono, diciamo, abbiamo soltanto tau e beta epsilon. Va bene? E lo stesso vale per il lavoro utile, in cui ho questo m punto cp che è costante, quindi voglio dire ovviamente t con 1 è la temperatura ambiente, e poi c'ho soltanto ancora una volta tau e beta elevata y. Allora questa la possiamo, questa relazione qua, questo rapporto lo possiamo ulteriormente semplificare. Allora vediamo come, perché diciamo, il rendimento del ciclo Joule quindi sarà uguale a tau meno beta elevato a epsilon, primo pezzo, e mi appunto cp delta t, diciamo t con 1 lo leghiamo da tutte e due le parti, li trovate? Quindi questo e questo se ne vanno, t con 1 e t con 1 se ne vanno, diciamo, lo stesso. Quindi ho tau meno beta elevato a epsilon, il primo, meno meno, vediamo un poco che cosa posso fare lì, tau diviso, no, io direi, diciamo, non fare così, allora tau meno beta, sì, tau meno beta elevato a epsilon sicuramente, forse conviene dividere tutto per tau. Tau diviso beta elevato alla epsilon, tau diviso meno beta elevato alla epsilon meno 1, tutto fratto tau meno beta elevato alla epsilon, più o meno funziona. Quindi possiamo ancora scrivere questo uguale a 1 meno tau, questo è tau fratto beta elevato alla epsilon meno 1 fratto tau meno beta elevato alla epsilon. Ci siete? Quindi questo diviso questo fa 1 e quindi resta 1 meno questa roba qui. Quindi ancora questo è uguale a qualcosa che non funziona, ragazzi. Tau meno tau meno beta, eccolo qua, l'ho trovato, meno beta elevato alla epsilon fratto beta elevato alla epsilon diviso tau meno beta elevato alla epsilon funziona di nuovo, quindi questo e questo, questo e questo, e quindi ancora questo diviso questo, questo e questo se ne vanno, questo è uguale a 1 meno
Bruno me lo sono dimenticato. E quindi ancora 1 meno 1 fratto beta elevato alla epsilon. Aspettate che ho fatto un po' pasticciato qua. Fatemi riscrivere meglio questo. Questo è uguale a 1 meno tutta questa roba qua. A me? Un po' complicato, un po' faraginoso, ma alla fine esce 1 meno 1 diviso 1 meno beta elevato alla corsa. A me? C'è un metodo più semplice, però vabbè, in questo momento ho iniziato a scrivere questo. Cosa? Si arriva sempre allo stesso risultato. Allora, ci siete ragazzi per questa relazione? Sì. Ok. Allora, cioè, abbiamo visto a questo punto che il ciclo Joule ideale non è più funzione della tau, ma è funzione solo del beta. Amen. Quindi è funzione solo di questo rapporto di compressione. Quindi dal punto di vista del ciclo reversibile, se noi vogliamo massimizzare il rendimento del ciclo, cosa dovremmo fare? Guardiamo questo. Dovrei aumentare i rapporti di compressione. Quindi dovrei avere, non dovrei fermarmi qui. Fino a dove dovrei arrivare? Lo faccio qua. Guardate qua. Se io, diciamo, se ho questi due vincoli, va bene? Questo è T con 1 e questo è T con 3. Quindi questo è T min e questo è T max. Non posso muovermi, diciamo, fuori da queste cose, giusto? Allora io potrei fare questo ciclo qua, piuttosto che comprimere di più e quindi fare ancora più in alto e fare questo, oppure comprimere ancora di più e fare ancora più in alto e fare questo, così, giusto? Posso fare, oppure potrei teoricamente partire da qua, fare molto, comprimere molto meno e fare così, giusto? Anche questo potrei fare. Quindi fissati i due paletti, ho infiniti cicli che posso fare qua dentro. Qual è tra questi infiniti cicli quello che ha il rapporto di compressione più alto? Quello stretto e corto, quello che sto qua, giusto? Cioè la cosa che mi conviene fare quando io voglio guardare solo al rendimento è partire da 1, arrivare al massimo della temperatura e fare piccolo piccolo questo e questo, va bene? Quindi fare 1, 2, 3 e 4, 1 ovviamente 2S, 3 e 4S. Questo è quello che mi converrebbe fare per ovviamente fare il beta ottimale dal punto di vista che diciamo ottimale di cosa? Il beta ottimale dal punto di vista del rendimento è uguale al beta massimo. Però questo soltanto dal punto di vista del rendimento. Poi vedremo perché. Cioè, se io voglio massimizzare il rendimento del ciclo Joule, dovrei portare il più grande beta possibile nel mio ciclo. Ma beta massimo a cosa corrisponde? Guardiamo un secondo questa T minimo e T massima. Quando io ho portato al limite il 2S a toccare col 3, perché sto portando il 2S a toccare col 3, giusto? Che cosa succede, ragazzi? P2S su P con 1, il 2S coincide col 3, quindi la temperatura T2S coinciderà con la temperatura T con 3. Ci siete? E quindi a quanto sarà uguale il beta elevato a epsilon nelle condizioni di rendimento ideale massimo? Se T2S coincide con T con 3, io so che beta elevato a epsilon corrisponde a 3 T con 3 diviso T con 1. Giusto? E chi è T con 3 diviso T con 1? Tau. Quindi in questo caso il beta massimo corrisponde al tau, o meglio, beta medio, diciamo, a tau diviso 1 elevato a epsilon. Perché è il beta elevato a epsilon che è uguale a tau. Quindi evidentemente devo fare la radice di 3 di tau per avere il beta. Questo è il massimo rendimento che posso avere. Bene? Quando ho portato il beta alla massima consistenza, cioè praticamente quasi appunto T con 3. Ora voi mi direte, insomma, è vero che io sto, diciamo, massimizzando
il rendimento in questo caso. Ma il lavoro utile che è diventato, ragazzi, quando ho portato T con 3 coincidente col T con 2? È un ragionamento che al limite potrebbe funzionare in termini di rendimenti se e solo se, se e solo se avessi innanzitutto il ciclo reversibile, ma io il ciclo reversibile non ce l'ho, questo è il primo problema. Quindi se io vado a fare questa cosa qua, la prima cosa che vedo è che questo se ne va così e questo non mi funzionerà mai, da qui stare altro. Giusto? Quindi io non riesco assolutamente a farlo funzionare un ciclo del genere. Ma ammesso e non concesso che questo, diciamo, che io possa avere trasformazioni sempre reversibili, che cosa succederebbe qui al lavoro utile? Quanto diventerebbe uguale il lavoro utile di questo ciclo? Tenderebbe a zero. Cioè è vero che ho il rendimento, cioè il ciclo Joule ha un rendimento, in questo caso ovviamente, che fa così. Se questo è il rendimento del ciclo Joule, ovviamente stiamo parlando sempre di del Joule ideale, in funzione del beta, questo va da zero e funziona così, giusto? E raggiunge il suo massimo, ovviamente, in questa condizione, che è nella condizione ovviamente di, diciamo, tau, di beta uguale a tau elevato a 1 su epsilon. Quindi raggiungo questo, diciamo, questo punto di, diciamo, massimo. Ma attenzione, in corrispondenza con il punto massimo c'è un lavoro utile uguale a 0, cioè io non me ne faccio più niente del ciclo, cioè ho massimizzato il rendimento ma praticamente sto minimizzando il lavoro utile. E allora non posso ragionare solo in questi termini. Se voglio ragionare, se io voglio il lavoro utile da una macchina, io non voglio avere soltanto il rendimento massimo e poi il lavoro utile non ce l'ho, che non me ne faccio niente di una macchina del genere. Io voglio una macchina che a parità di portata massica e temperatura, ovviamente, diciamo, iniziale, abbia anche il massimo del lavoro. A questo punto non dobbiamo esclusivamente guardare all'ottimizzazione di questo, ma dobbiamo anche guardare all'ottimizzazione di questo, cioè del lavoro utile L con T meno il lavoro, diciamo, il lavoro utile che è L con T meno LC. Quindi accanto a questa condizione io devo portarmi un'altra condizione, che è quella del massimo del lavoro. Quindi come faccio a capire qual è il massimo del lavoro utile? Faccio la derivata rispetto al beta, giusto? Cioè il mio massimo dove lo vedo? Lo vedo rispetto al beta. Ma io già potrei un attimo ragionarci su questa cosa. Il beta, attenzione, tra cosa varia? Cioè fermo restando questi due vincoli, il minimo e il massimo, temperatura minima e massima, qual è il beta minimo, ragazzi? Questo beta tra cosa varia? Varia, certamente non può essere maggiore di questo, giusto? Quindi da un lato c'ho tau elevato a 1 su epsilon e dall'altro lato che c'ho? C'ho il ciclo che è una sottoletta dall'altro lato, così, giusto? Cioè quando il T con 2 coincide col T con 1 e il T con 3 coincide col T con 4, ci siete? Ok, e quindi in questo caso il rapporto di compressione quanto è? 1. E quindi questo è il beta ottimale dal punto di vista del lavoro, sta qui in mezzo, va bene? Sta tra questi due. Ovviamente, diciamo, lo vedo subito, ci sono, cioè prima, man mano che stacco le isomere, vedete, aumenta il lavoro fino ad arrivare al lavoro massimo, dopodiché continuo ad aumentare e il lavoro comincia a diminuire, quindi c'è un punto di massimo che devo andare, diciamo, che devo andare a studiare. Come me lo studio? Con la funzione L con U. Se io scrivo la funzione L con U, che non è nient'altro che LT meno LC, se faccio la derivata rispetto a beta otterrò quando l'area, quest'area, diventa massima. Ci siete? Ok. E scriviamo appunto questa, diciamo, questa condizione. Ovviamente sto sempre parlando di M punto costante, quindi io faccio questa derivata considerando M punto e CP costante, quindi facendo variare soltanto in questo caso, diciamo, il beta e neanche il tau, perché anche il tau per me è una costante, l'ho fissato. Beh, questa cosa è uguale, ragazzi, questa derivata. Allora, il pezzo di sopra già l'ho scritto. Dove sta?
ce lo riprendiamo. Eccolo qua, il lavoro utile. Eh? Quindi, scriviamo questa m punto, la derivata di m punto cp t con 1, sono tutte costanti questi pezzi che sto scrivendo, che moltiplica ancora tau meno tau su beta elevato a epsilon meno beta elevato a epsilon più 1, ovviamente questo derivato rispetto al beta, avendo, diciamo, ritenendo costanti la tau, l'm punto e cp, perché quelli sono, diciamo, ovviamente li abbiamo bloccati. Questo a cosa sarà uguale? Allora, è una costante, quindi buttiamo fuori m punto cp t con 1, quello resta costante, non ci interessa. Allora, derivata di, di tau rispetto a beta, tau è una costante, quindi quanto fa? 0. Derivata di, diciamo, meno tau diviso, diciamo, per beta elevato a epsilon, e questo c'è, cioè, beta, per cui c'è meno tau per, diciamo, ovviamente meno tau per meno epsilon per beta elevato a meno epsilon più 1, pardon, meno 1. Beh, quindi ho derivato il primo pezzo, ovviamente il beta elevato a epsilon corrisponde a beta elevato a meno epsilon, quindi meno epsilon per beta elevato a meno epsilon meno 1, meno ancora che cosa? Beta elevato a epsilon, e quindi ancora epsilon che moltiplica beta elevato stavolta ad epsilon meno 1, derivata di 1, 0, e quindi allora lo buttiamo via. Tutta questa derivata deve essere ovviamente uguale a 0, giusto per esserci il punto di massimo. Quindi scriverò che questo punto di massimo ce l'ho quando meno per meno fa più, quindi più tau epsilon per beta elevato a meno epsilon meno 1 è uguale ad epsilon per beta elevato ad epsilon meno 1. Se questo è uguale a 0, questo è uguale a questo cambio di segno. Quindi ancora, questo implica che divido tutto per epsilon beta elevato ad epsilon meno 1, quindi epsilon epsilon se ne va, e quindi questo tau a cosa è uguale? È uguale a beta elevato ad epsilon meno 1. Questo se ne va qua sotto, quindi se lo voglio riportare sopra diventa più ancora epsilon più ancora 1, giusto? Ve lo faccio due passaggi, questo è beta elevato a meno epsilon meno 1, se lo porto sopra devo cambiare di segno, diventa più epsilon più 1, e questo lo cancelli. Ci siete? Quindi questo è uguale ancora, 1 e 1, meno 1 se ne vanno, beta elevato a 2 epsilon. Quindi il mio beta ottimale diventa uguale, attenzione, non questo beta ottimale che avevamo messo prima rispetto al rendimento, il beta ottimale rispetto al lavoro, eh? Quindi non il beta massimo, ma il beta ottimale, questa volta quello rispetto al lavoro, è uguale a che cosa? A tau elevato a 1 su 2 epsilon, cioè la radice 2 epsilonesima di tau. Quindi abbiamo trovato in questo modo quello che è ovviamente il lavoro ottimale, che è una condizione intermedia, così come più o meno l'avevamo disegnato su questo diagramma qua. 5 minuti di pausa e poi